di commedia si legge, è il libro che legge noi. Quante volte mi sono trovato a fare applausi a cera aperta su un pezzo, ma da solo, mentre leggevo, e a dire: ma questo sa chi sono? Nella Divina Commedia c'è il vostro indirizzo, l'indirizzo della vostra anima, l'indirizzo di dove andrete, vi dice tutto. È impressionante. Non troverete mai un altro libro, vedete, cioè, ci sono due o tre opere nel mondo che sono al di sopra, non sono letteratura, sono solo la Divina Commedia, Omero, Shakespeare, e ci possiamo mettere Cervantes. Dopo queste quattro grandi colonne viene la grande letteratura, arrivano Tolstoi, Dostoevskij, Joyce, Proust, Dickens, quello che volete, ma queste quattro opere, soprattutto Dante e Omero, sono davvero le due colonne sulle quali si legge tutta la nostra visione del mondo occidentale, della nostra letteratura. Non lo dimenticate, buttatevi dentro, ma Dante poi è fragile, è un bambino, sapete, si vergogna quasi a farsi leggere, sembra chissà che, è superbo, certo, severo, perché vuole esserlo, è così, Dante è un poeta superbo, perché vuole, diciamo, tutta la sua vita è stata l'insegna, Dante sapeva di essere Dante, però, diciamo, prendete la parte più intima, lui ci dice che ha scritto la Divina Commedia perché si vuole portare nella via della felicità, ha scritto a Grandi della Scala, e la felicità, al terzo verso del primo canto della Divina Commedia, quando usa la parola morte, tante amara che può per più morte, dice: ma per trattare del bene, io mi trovai, dirò delle altre cose, chi lo scorte. Dice subito, alla terza terzina del poema, che vuole parlare del bene, ha usato appena la parola morte, sarà una commedia, vuol parlare del bene, vuole che siamo felici. Ricordate che Jorge Luis Borges, un grande dantista, volevo dire uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, è uno dei più grandi dantisti di tutti i tempi, ha scritto delle cose su Dante memorabili, ha detto, ha lasciato scritto alla fine della sua vita: ho commesso il più grave dei peccati, non sono stato felice. La felicità per Dante è una cosa memorabile. Tutti dicono che bisogna rendere più buono il prossimo, ma sbagliano. Diciamo, c'è una sola persona che bisogna rendere più buona, noi stessi. Il prossimo bisogna renderlo felice. E Dante questo fa, ci rende felici. Io...